nell'episodio precedente. Ci siamo! Stiamo lasciando Playa dell'Arroz, direzione Denia. E ripartiamo. Direzione Sitges. Maya, siamo arrivati. Attento sopra il cartello, eh. Buongiorno, noi siamo sempre qua in quest'area di sosta dove siamo arrivati ieri sera. Manu è in doccia, ne approfitta perché facciamo il carico a breve e anch'io tra poco me la farò. Una doccia bella lunga, bella rilassante, perché tanto non abbiamo il problema dell'acqua. E nel frattempo io sto cucendo, sto ricamando alcuni astucci che poi cucirò e che porterò in fiera. Adesso magari ve ne faccio vedere qualcuno, vediamo. Allora, ce ne ho fatti una serie di piccolini con scritto vada quel paese, questi saranno piccoli, poi alcuni di grandi, il mio portamedicine, un disordine, un altro disordine, poi un rilassati con due seggioline, un passato e l'ultimo che praticamente mi ha impegnato tutta la mattinata, che devo ancora terminare, è questo. Chissà se a qualcuno ricorda qualcosa, chi lo dice sempre. Comunque questo qua è l'ultimo, ma è veramente lungo, 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 lungo da fare, da ricamare. Poi li cucirò e saranno pronti per la fiera, e magari se qualcuno di voi li vuole sapete dove trovarli. Ma adesso io finisco di ricamare questo, poi mettiamo su un pranzetto, mi faccio quella doccina che mi devo fare e pensavamo di ripartire verso le 4. Oggi non ci aspetta tantissima strada, faremo più o meno un 180 km per arrivare un po' più riposati rispetto a ieri, perché ieri abbiamo fatto veramente tanta strada, e ci fermeremo e poi domani entreremo in Francia. Ciao! E poi dopodomani si spera in Italia. Quindi niente, adesso continuo e poi ci riaggiorniamo. Che bello ogni tanto farsi una doccia lunga, lunga, lunga quando sei vicino ad un'area di scarico. Comunque oggi noi ci concediamo un pasto leggerissimo. Molto povero. Patate fritte. Patate. Con maionese e caprino. Pasto veloce perché sono le 3:15, terminiamo di mangiare. Scarichiamo, carichiamo e ci rimettiamo immediatamente in marcia direzione Figueres. E questo ve lo dico anche perché, non so, per chi insomma non conoscesse Figueres, Figueres è sede di un famosissimo museo, il museo di Salvador Dalí. Ecco, se stasera arriveremo a Figueres, parcheggeremo vicino alla città, insomma, e se domani riuscissimo a organizzarci bene col tempo, se non fa troppo caldo, insomma, ci organizziamo, non escludiamo domani una bella visitina culturale al museo, ma di questo ne parleremo nelle prossime ore, e domani sicuramente. Quindi adesso noi mangiamo e poi ci riaggiorniamo. Ok, ci siamo, motore acceso, abbiamo finito di fare tutti i servizi, carico, scarico, ho dato anche una bella raboccata d'olio che era un po' sceso il livello, visto che abbiamo percorso tanti chilometri negli ultimi giorni. E nulla, ci aspettano, adesso sono le 16:30, sono circa 200 km di strada scarsi, dovremmo arrivare intorno alle 19:00, adesso andiamo a fare un po' di gasolio e si va!
piace. Ma la super aria. Questo è un parcheggio appena, cioè siamo sempre a Figueres, ma un attimo fuori dal centro. Abbiamo questa pineta attaccata. Questo vai parcheggiazzo. Non sa dentro da... È da dritto. Dritto, sì. E stupendo. Stupendo. Scusami, non ti stavo inquadrando bene. Fuori diciamo dalla città, tranquillo, con la pineta accanto per Coccannaia, con gli alberi. Ma neanche troppo comunque. No, 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 appena fuori dal centro. Guarda, mettiamoci là di fianco allo steccato. Sì, sì. E magari qua vicino, adesso poi geolocalizzeremo bello, meglio la nostra vai posizione. Vai dritto qua proprio, bam. No? Però magari sì, magari qua vicino ci sarà anche il... Non si può qua, questo è il passaggio, mi sa. Non capisco. Non mi sa che questo è il passaggio, sai? Non lo so, non sì, mi sta di sì. Mi non sta. Riesco a portare sì. Qualche ramo. Oh. Guarda qua, ti possiamo mettere qua. Sono tanto in pendenza qui, baby. Sì. Siamo arrivati. Ormai sono circa le 19:30. Vi porto un attimo fuori, nonostante forse stiamo ancora un po' più vigilando, a vedere il parcheggio che ci ospiterà per questa notte, per la una parte della giornata di domani. Come vedete, anzi adesso ve lo faccio vedere, siamo in mezzo a una... Lì c'è la pineta, qui dove siamo noi non è pineta, però facciamo finta che siamo in mezzo a una pineta. Ecco, lì c'è tutta la pineta, lì c'è Naya, lì c'è il pastore, manca Coco. Là. Qui ci siamo parcheggiati noi e c'è questo parcheggio libero, totalmente free, fresco, bello, abbastanza fuori dal centro urbano, veramente però, meglio non ci poteva andare. Però è 7 minuti da piedi dal museo di... da lì? No? 7 minuti avevi visto tu? Ah, l'avevo detto io? Allora, tu sì. Me l'avevi detto, 7 minuti a piedi da lì. Sì, questo ovviamente è un parcheggio solito, che quando cerchiamo parcheggi vicino alla città normalmente ci affidiamo a Park4Night e si rivela sempre uno strumento efficace. Adesso stiamo facendo fare una pipì a Coco e Naya, che povere, ovviamente per quanto possa non fare così caldo comunque il viaggio lo soffrono, fosse solo stare più ore dentro il camper, ovviamente ci fermiamo per fargli fare quello che devono fare, però comunque sono cani, insomma. Coco proprio soffre invece. Coco sì, lo soffre già un po' di più rispetto ma anche a Naya. Freddo. Soffre proprio la guida. E niente, adesso qui sta piovigginando, c'è un bel sole lì prossimo ormai al tramonto. Devo dire che siamo, almeno sono veramente, veramente contento di quest'aria. Bello, 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 dai. Bello, bello. Anche perché stasera abbiamo una diretta, la rete qui va benissimo. Quindi veramente non potevamo chiedere di più. Sta piovendo. Guardate il bebè. Il bebè che si fa asciugare prima di entrare in camper. Guardiamo la differenza tra lei e Naya e Coco. Esatto. Ah, sembra un bebè. Naya che insomma fa un po' di resistenza. Adesso non sembra, ma Madonna, non le piace. Io ti mangio. Tu cosa fai se ti mangio? Guarda, un bebè. Vai. Una. Non sali sul divano, aspetta. No, ehi, Coco. Coco, da, fatti la va. Oh, dai, hai visto vedere? Come ha approfittato del momento di... Oh, facciamo vedere. Una fochetta sembri, Coco. Ciupi. Amore. Adesso fa caldo, però. Sì, di solito abbiamo... prende anche quasi sonno. Prende sonno quando gli tagli le unghie. Sì. Mi vede proprio una bambina. Vedo che ci puliamo il pancino. Buongiorno a tutti da Buongiorno. Figueres, vi ricordate dove eravamo arrivati qui ieri sera? Ve la faccio rivedere, questo è il parcheggio libero e totalmente gratuito dove abbiamo trascorso, ecco lì c'è il nostro camper, dove abbiamo trascorso, dicevo, questa notte. Qui c'è questa pinetina che avevamo già fatto vedere ieri. Comunque, adesso che cosa faremo? Stiamo andando con Daria, Coco e Naya in centro a Figueres. No, oggi, contrariamente alle aspettative di questo nostro viaggio di rientro, faremo una visita di tipo turistico, anzi quasi culturale la definirei. Perché oggi visiteremo la città di Figueres, giusto per capire dove ci troviamo in questo momento, ci troviamo a circa 20 km dal confine con la Francia. Siamo praticamente alle porte della Catalogna, qui vicino per intenderci c'è Bagnoles, Besalú, Girona, dove tra l'altro se vi ricordate c'eravamo stati subito non appena entrati in Spagna quando appunto varcammo il confine francese-spagnolo.
Comunque, Figueres è una cittadina piccolina, farà circa 40.000 abitanti, migliaio di abitanti in più, migliaio di abitanti in meno. Però, dicevo, questa città è particolarmente famosa perché ha dato i natali ad uno degli artisti surrealisti più famosi di tutto il Novecento. Sto parlando di Salvador Dalí. Noi nel frattempo stiamo vagando qui per la città perché siamo senza internet, ci arriveremo dove... nel posto di cui a breve vi sto per parlare. Comunque vi dicevo, oltre ad essere famosa per questo motivo, perché di fatto qui è nato Salvador Dalí, è famosa anche perché presenta all'interno di Figueres il museo più importante dedicato appunto a questo artista surrealista, che è appunto il Teatro Museo Salvador Dalí. In realtà i musei dedicati alle opere di questo artista surrealista sarebbero tre. Gli altri due, tra l'altro, sparsi in Catalogna, ma questo è più importante perché fu direttamente progettato e seguito nei minimi dettagli quella che fu la costruzione e l'allestimento delle opere d'arte poi presenti all'interno direttamente dall'artista stesso. In sostanza dovete sapere che questo teatro museo, adesso appena ci orienteremo, arriveremo, è comunque situato nel centro di Figueres, è poco distante da dove ci troviamo noi in questo momento, ma fu costruito su quelli che erano i resti del teatro municipale presente all'interno della cittadina di Figueres. Il teatro municipale nel 1939, durante la guerra civile spagnola, andò distrutto a causa di un incendio e proprio sui resti di quel teatro fu costruita e fu voluta la costruzione di questo teatro museo dedicato alle opere di Salvador Dalí. I motivi per cui si decise di farlo proprio in quel teatro furono molteplici, ma principalmente Dalí volle fortemente che fosse costruito in quella struttura perché si erigeva praticamente di fronte alla chiesa dove lui stesso si era battezzato da piccolo. Tra l'altro, lo stesso museo per Dalí aveva anche un altro valore molto importante, perché fu il primo edificio dove già da piccolo espose la sua primissima mostra di opere surrealiste. Tra l'altro, piccola curiosità. Allora, questo museo fu totalmente, quasi del tutto, progettato e seguito, come dicevo prima, nei minimi dettagli dall'artista stesso, che ne curò tutti i dettagli a partire dagli anni 70, quando praticamente iniziò ad essere costruito, fino alla fine. Come dicevo, attualmente è gestito dalla Fondazione Gala Salvador Dalí, ma volevo parlarvi di un'altra particolarità, perché in quel tempo, quando il sindaco di Figueres chiese all'artista di offrire in dono una propria opera da esporre al Museo dell'Empordà, l'artista Dalí rispose che avrebbe in realtà donato un intero museo, e così di fatto poi fu fatto, scusate il gioco di parole, fu costruito, ripeto, gestendolo e seguendolo direttamente da lui in persona, questo museo. Adesso quando arriveremo lo vedrete, un museo molto 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 particolare già come si presenta esternamente, perché si tratta di un oggetto surrealista. Tra l'altro lo stesso artista lo ha definito come l'oggetto surrealista più grande, pensate, di tutto il mondo. Io direi che su questo adesso non c'è da aggiungere tanto altro, perché tanto ci stiamo incamminando, lo vedrete per bene insieme a noi dall'esterno, e oggi entrerò soltanto io al museo sperando di riuscire a riprendere e mostrarvi qualcosina dell'interno. Ripeto, è una speranza, ma intanto sicuramente lo vedremo dall'esterno. Quindi bando alle ciance, insieme alle mie tre babies. Comunque, piccola cosa, entrerà solo Manu, perché siamo con Coco e Naya e io il museo l'ho già visto due volte. Quindi lascio l'opportunità a Manu e io sto fuori con Coco e Naya, dato che sicuramente loro non potranno entrare. E io per questo ringrazio. Oggi tra l'altro è una giornata ideale per visitare la città, perché il cielo è coperto, non fa troppo caldo e quindi ci è andata anche bene. Se Coco non tirasse, poverina. Il mio amore, Coco. Siamo arrivati alla Rambla di Figueres, e le Ramblas in Spagna sono quelle strade caratterizzate da una caratteristica particolare, cioè hanno nella parte centrale questo passaggio pedonale, questo molto grande, e di lato, nella parte laterale invece, scorrono le auto. Quindi tutte le strade così sono definite Ramblas. È famosissima anche quella di Barcellona, che è molto più lunga di questa. Questa è abbastanza corta, guarda. Sembra un po' di fare una caccia al tesoro. Siamo più abituati a muoverci alla vecchia maniera, eh? No. A me
personalmente piace tantissimo, tanto tanto tanto. Quello che vedete è l'esterno del museo, da lì. Avete visto, non so se ve ne siete accorti dalle riprese di prima, che c'è una coda non indifferente per entrare. Per cui adesso ci armiamo di santa pazienza, vediamo un po' come scorre la coda, perché bisogna vedere anche come scorrerà la coda. Ce la facciamo e cerchiamo di entrare. Ripeto, vedremo come scorre questa coda, perché è veramente grossa. Questa è la coda. Che va avanti, gira, fa la curva e arriva fino al museo. E come vi dicevo all'inizio del video, questa qui di fronte è la chiesa di Saint-Père, che è la chiesa che si erge di fronte al museo ed è quella appunto dove l'artista si battezzò. Siamo in coda più o meno da un quarto d'ora, 20 minuti, e perché fanno entrare le persone ogni quarto d'ora, ma la cosa migliore in assoluto da fare è quella di prenotare prima il biglietto online, in modo da entrare scegliendo da l'orario lì. Comunque scegliere l'orario in cui entrare e tu appena arrivi entri. I furbi da lì, e i furbi siamo noi che abbiamo fatto tutta la coda. Sì, perché gli ingressi sono scaglionati appunto ogni quarto d'ora. Ma la furba più di tutti sono io, che mi sono fatta la coda anche senza entrare nel museo. Quindi adesso andrò a farmi un giretto e dopo ci rincontriamo qua. Vabbè, abbiamo terminato, anzi ho terminato, mi sono ricongiunto con Daria, con che noia. Abbiamo terminato di vedere le visioni di Dalì. Io nel frattempo ho bevuto una cervecita. Sì. E adesso direi che possiamo rientrare, rientriamo in camper, però che iniziamo a far strada. Andiamo da Tiger. Oggi la meta, la prossima tappa
oggi valicheremo il confine con la Francia, quindi da qui si inizia veramente a far sul serio e ci fermeremo più o meno a metà strada dalle parti della Camargue, dove già eravamo stati all'andata. Ci aspettano circa... tappa. Sì, è stata la nostra unica tappa, a parte quella forzata, se vi ricordate, a Villeneuve in Francia. Sono circa 300 km scarsi da Figueres in Camargue, vedremo dove fermarci esattamente. Adesso qui sta piovigginando, quindi non perdiamo altro tempo e famo strada verso il camper.